Benvenuta Margherita, Classic Drive Art. Bentrovati. Bentrovata a te. Allora, Margherita, il tuo libro su Avicii, un personaggio molto particolare che purtroppo adesso non c'è più, il titolo del libro di Romy Edizioni è Team Partitura a due voci. Ma dici di più, tu come hai incontrato questo personaggio? Perché hai deciso di scrivere questo libro dopo tanti altri libri che hai scritto di un diverso genere? È stato un incontro effettivamente casuale. O fatale, e io il giorno 20 aprile del 2018 ho letto appunto su un quotidiano online la notizia della morte di questo Avicii che io confesso non avevo mai sentito nominare. Però questa notizia, non so perché, e la fotografia che l'accompagnava mi hanno colpita. E così nei giorni seguenti sono stata sempre più interessata, incuriosita e coinvolta, anche a livello emotivo. Perché? Da intanto ho conosciuto la sua musica, che ignoravo e che ho apprezzato moltissimo. E poi ho letto notizie sulla sua storia e mi ha colpita perché è una storia emblematica di una persona, un'anima veramente profonda e con delle doti, non solo artistiche, ma anche umane, veramente notevoli, che ha avuto la fortuna di diventare famosissimo, ricchissimo, osannato in tutto il mondo, ma anche la disgrazia di non essere capito, non essere conosciuto per quello che realmente era e di essere sfruttato senza pietà. Cosa ti ha colpito di questi testi? Beh, mi sono serviti intanto per conoscere lui, perché è lui che nella vita, diciamo, di ogni giorno era in qualche modo costretto a recitare una parte. Nei testi delle canzoni, specialmente in alcuni, confessava se stesso, le sue paure. E senti, e quindi una trilogia su di lui. L'ultimo libro, quello che è appena uscito, ancora una volta, lui al centro, però è narrato alternativamente da due voci. Una delle quali è quella di uno dei, li definiremmo i cattivi, no? Di quelli che hanno contribuito, diciamo, alla sua rovina, alla sua distruzione, se vogliamo. Bene, Margherita, tu insomma hai realizzato questi tre volumi, hai partorito questi tre volumi. Il filo conduttore è, ripeto, un personaggio importante nel settore musicale. Io stesso apprezzo le sue canzoni e apprezzo te che hai colto l'occasione così fortuita per approfondire, no? Una storia triste, però sicuramente ricca anche di molti significati culturali, perché la musica è sempre cultura, anche se diciamo contemporanea, diciamo così. Certo. Ecco, apprezziamo moltissimo questo intervento in trasmissione, ti ringraziamo, ecco, Grazie a voi. per essere stata qui. Ricordiamo Team Partitura a due voci, Robin Edizioni. Grazie mille ancora e benvenuta ancora da noi. A Grazie presto ancora. e in bocca al lupo. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.